Lui diceva sempre: non sei fregato veramente finché hai una buona storia da parte e qualcuno a cui raccontarla. Io sono Gabriele Vacis e sono il regista di questo spettacolo che è nato 20 anni fa. Siamo molto contenti di essere qui questa sera perché abbiamo molti ricordi legati a questo spazio. Abbiamo registrato qui per la televisione Totem, anche questo un bel po' di anni fa. Credo che 900 sia uno degli spettacoli più longevi del teatro italiano, 20 anni. In realtà Eugenio Allegri non ha mai smesso di farlo, anche se per alcune stagioni è stato fatto in forme ridotte, eccetera, però è andato avanti nel tempo e credo che questa sia una prerogativa, sia una caratteristica del teatro, cioè la durata. Il teatro avviene in tempo reale, noi siamo qui, l'attore che sarà qui non potrà essere da nessun'altra parte, è solo qua insieme a voi, però ha la possibilità di durare nel tempo e farlo qui questa sera al Piccolo Teatro di Milano, che ringraziamo per averci ospitati, è un'emozione particolare perché credo che il Piccolo Teatro di Milano possa vantare un record assoluto con lo spettacolo più longevo di tutti i tempi, che è l'Arlecchino servitore di due padroni. Ecco, e noi insomma ci accodiamo in questa scia e speriamo di andare avanti ancora per un po'. Prima di incominciare vorrei lasciare la parola ad Alessandro Baricco, che è l'autore del testo, come sapete. Adesso è facile dire 900, tutti lo conoscono, ma io ho un ricordo molto nitido di quando l'abbiamo fatto la prima volta ad Asti, al Festival di Asti, e io poi col mondo del teatro io c'entravo pochissimo, così un po' un imbucato così, loro erano, ma io mi ricordo molto bene che mi avevano messo nei posti quelli naturalmente degli invitati, così. E ho visto questo spettacolo e lo spettacolo finisce con questa frase, come sapete, perché tutti sanno finire. Comunque, e finisce questa frase che alzati da lì, fratello, e dinamite quella che è sotto il culo, e più adesso non letteralmente, invece questa volta è finita veramente. E io ricordo nitidamente che nell'istante di silenzio commosso dell'intera sala sento quello davanti a me che dice: e meno male. Dopodiché sento partire un applauso, decido che era un bel applauso, e vedo questo qui che si alza, si gira un po' così, era con una signora accompagnata, non so, si gira un po' così e in favore di luce, che io lo sentissi bene, lui non sapeva nemmeno chi ero, ma io però lo vedo, dice questa piccolissima frase che per me mi sono portato dietro, dice, prima fa così, una roba del genere, e poi dice, cabaret. Questo per dire che sono strano. Ma adesso poi lui sostiene che questo qui era il più pratico di italiano, io non sono sicuro perché non lo conoscevo, quindi non posso dirlo, ma mettiamo che fosse uno normale, però vi dà un'idea, no? Cioè non era questa strada, adesso siamo qua, è semplice, ma allora non sapevamo che facevamo e come saremmo andati a finire. E però quell'applauso me lo ricordo, mi ricordo che in realtà molti hanno creduto nel 900 da subito, e tra gli altri un editore che l'ha fatto come libro, che è un'impresa assurda se ci pensate, che è Feltrinelli, con cui facevo questo libro che mi ricordo era un rarissimo tipo di libro, che primo era sottile da far schifo, proprio una roba così proprio, contro ogni logica commerciale, e poi che uscì intascabile direttamente, che allora adesso si fa di tutto, ma allora non era una cosa così scontata, però ci credevamo, quel libretto ha venduto, è arrivato al milione di copie in Italia, sono soddisfazioni, però volevo dire, quando siamo partiti eravamo molto studiati, soprattutto i giovani, non è che proprio ci fanno ponti d'oro, insomma è andata bene, come altre cose sono andate storte, ma è andata bene. Un grazie al Piccolo che ci ospita per tornare in questa sala, ci siamo divertiti un mondo in questa sala, dobbiamo tornare. E ho scritto un altro testo che si intitola Smith & Wesson, come quelli delle pistole, ma non è la storia di Smith & Wesson, quelli delle pistole, e uscirà col mio editore Feltrinelli a novembre. Ci vediamo qui fra 20 anni a festeggiare.